Indubbiamente il passaggio di consegne alla Casa Bianca è avvenuto in modo tutto tranne che tranquillo. Proteste, rivolte, prese di posizione molto dure, con un'America che si è trovata divisa in due nettamente, senza se e senza ma. Da Trump a Biden, è chiaro, è retorico dire che ci troviamo di fronte a due personaggi completamente diversi, due personalità praticamente agli antipodi, opposte. Perché alla fine l'America ha scelto Joe Biden? Quali cambiamenti va cercando? Siamo di fronte a una svolta reale, ma soprattutto cosa potrebbe cambiare nella sostanza? Queste sono alcune delle domande che ci stiamo ponendo, oltre a quella che vedete in sovrimpressione. Joe Biden, come e quanto cambierà volto all'America? È proprio questo che sta cercando l'America? Per questa puntata di Le Fonti Pocket News, saluto il mio ospite, mi farò aiutare per cercare di capire quanto e come gli Stati Uniti vanno in una direzione opposta rispetto a quella che hanno avuto fino a qualche mese fa. Gianni Bonini, americanista del think tank Geopolitica al Nodo di Gordio. Gianni, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie. Allora, l'America sta già cambiando volto. Partiamo con questa domanda molto tranchant, poi naturalmente approfondiamo punto per punto. Ma sta veramente cambiando volto? E questa è la domanda che mi pongo io. Noi bisogna stare molto attenti nelle valutazioni che facciamo di non fare, prima di tutto, di non essere tifosi dell'una e dell'altra parte. Ti ricordo che io e te, 4 anni fa, più di 4 anni fa, valutammo che le chance di Trump di fare il presidente erano molto alte. Fummo fra i pochi commentatori politici che davano delle possibilità nella corsa contro Hillary Clinton e Trump vinse. Questa volta l'America si è trovata spaccata su due posizioni, che sono due modi di vedere e di intendere l'impero. Non dobbiamo dimenticarci che gli Stati Uniti sono una potenza imperiale, sono la superpotenza imperiale per capacità produttive, per capacità belliche, per capacità egemoniche anche sul piano culturale e mediatico. E quindi sia Trump e Biden intendono due modi diversi di vedere, come dire, la funzione imperiale degli Stati Uniti nel prossimo futuro. Una visione, quella di Trump, più tesa a saldare il fronte interno, non la definirei isolazionista, sarebbe un errore. Perché ricordo che anche Roosevelt vinse le elezioni su un'ipotesi isolazionista e poi giustamente entrò in guerra, in una guerra mondiale che non si poteva evitare. Dall'altra, Biden scommette di più sulla proiezione esterna degli Stati Uniti. Questo significa però rientrare in dei quadranti e degli scenari di conflitto che potrebbero, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, come dire, creare delle difficoltà. Biden ha vinto, l'America si è spaccata, però vorrei dire che anche Trump, è un giudizio molto superficiale da verificare, mi pare si sia fatto trovare fortemente impreparato a un appuntamento elettorale con i meccanismi elettorali molto particolari e molto vecchi degli Stati Uniti e soprattutto poi credo sia caduto, se è una trappola, è caduto nell'errore, insomma, della mobilitazione inutile intorno a Capitol Hill, che non avrebbe cambiato né il risultato elettorale, ma avrebbe semplicemente accelerato, voglio dire, il percorso di un impeachment che comunque ritengo difficile, se non impossibile, per il fatto che i repubblicani in Senato si opporranno. Quindi Gianni, ecco. ti interrompo per questo motivo, quanto ha inciso però la limitazione dovuta al coronavirus? Perché poi, no, se pensiamo alla campagna elettorale, a tutte le campagne elettorali, non solo quelle in America, anche in Italia, ma comunque insomma quando si vota chiaramente c'è tutta la fase pre, che è quella più importante, dove si fa propaganda, no? Dove la parola propaganda non è necessariamente vista in accezione negativa, anche se spesso lo diventa e scivola proprio nel significato più negativo. Quanto, posso farti questa domanda, cioè quanto è stata colpa di Trump che si è fatto trovare impreparato, piuttosto che quanto sia stata colpa della gestione della campagna elettorale per forza di cose, cioè proprio a causa delle restrizioni del Covid? L'una cosa non nega l'altra, cioè ormai il Covid sta andando avanti da un anno e comunque la presidenza Trump da 4 anni, che lui avesse contro le big tech e che comunque la pandemia non lo favorisse era una cosa che doveva mettere nel conto. Se vuoi, l'intelligence americana è un'intelligence, voglio dire, di straordinario valore.
Quindi io credo che sicuramente il Covid in qualche modo l'ha penalizzato, ma a mio avviso, in questo se vuoi mi muovo su una linea di pensiero abbastanza diversa dal mainstream mediatico, doveva prevederla e comunque può aver danneggiato tutti gli interlocutori. Anche il boicottaggio, tra virgolette, delle big tech, di Google, di Amazon, se vuoi, di Facebook, eccetera. Però, insomma, doveva essere messo in preventivo. Quando siamo presidenti, quando siamo imperatori, bisogna anche prevedere il tipo di campagna elettorale con le forze dell'intelligence che hai a disposizione a cui si va incontro. Quindi io da questo punto di vista lo vedo un po' svantaggiato, ma la sconfitta comunque sia avvenuta, sottolineo comunque sia avvenuta, vabbè, è una Certo. sconfitta che mette in luce il fatto che Trump, peraltro avvisato, perché questi segnali dell'offensiva democratica molto forte, ma se penso a tutta la campagna Antifa che c'è scalato nel 2020, insomma, erano segnali che preconizzavano uno scontro molto forte e senza esclusione di colpi. Gianni, assolutamente, peraltro come hai giustamente detto tu, la bravura, insomma, soprattutto quando parliamo di una campagna elettorale per la riconferma alla Casa Bianca, insomma, deve essere quella di saper unire tutti i puntini. Chiaramente l'emergenza Covid era già presente da mesi, praticamente da quasi un anno. Adesso, attraverso alcune grafiche, voglio partire per analizzare con te e mostrare anche ai nostri telespettatori in che cosa effettivamente già in questa prima parte del nuovo mandato americano, cioè quello affidato a Joe Biden, i due, Trump e Biden, si differenziano. Alcune sono anche curiosità, però è importante vedere qual è anche l'immagine, l'impatto che Biden vuole dare, rispetto al suo predecessore. Intanto bisogna dire che praticamente l'unica cosa sostanzialmente rimasta uguale all'ex presidente Donald Trump è la scrivania all'interno dello studio ovale, l'unica cosa che Biden ha tenuto intatta, che è la stessa peraltro che era stata utilizzata da Barack Obama. Partiamo con la prima grafica. Ecco qui lo studio ovale, la scrivania rimane la stessa, ma si presenta con un arredamento completamente rinnovato, nuovi tendaggi alle vetrate, nuovi tappeti, nuova carta da parati. Tutto con tonalità più lievi e sobrie rispetto a Donald Trump. Quindi subito una sorta di sobrietà, Gianni. Sì, c'è il tentativo, insomma, di avere un atteggiamento più popolare da parte di Biden, di andare incontro a quel voto Antifa, a quel voto metropolitano Antifa, che sicuramente è stato il nocciolo duro della vittoria democratica. Insomma, tu pensa, se tu vedi anche come arrivavano i risultati elettorali, le grandi metropoli hanno poi dato un consenso, non dico unanime, ma molto forte ai Dem e a Biden. Quindi c'è il tentativo proprio di ricreare anche un'immagine nuova, più aperta, Assolutamente sì. almeno come immagine, no? Assolutamente sì, rimaniamo nello studio ovale. Oggi ci muoveremo un po' anche noi insieme nella Casa Bianca, all'interno della Casa Bianca. Secondo cartello. Adesso andiamo veloce con tre cartelli che indicano che cosa effettivamente è rimasto nella Casa Bianca. Allora, Joe Biden ha deciso di togliere dallo studio ovale il busto di Churchill, che era stato regalato all'allora presidente George W. Bush da Tony Blair. Era stato un regalo tra i due. Era il 2001. Dietro le sedie del presidente oggi compare la bandiera americana, quella con i simboli presidenziali e il sigillo con l'aquila dalla testa bianca che sappiamo stringe le frecce un ramo d'ulivo e questo è stato tolto. Andiamo con l'altro cartello che ci mostra quali sono i nuovi busti che effettivamente sono stati inseriti e abbiamo, come leggete, lo scienziato Franklin, Martin Luther King, Rosa Parks e Bob Kennedy, volti storici della lotta per i diritti civili in America. Anche qui, anche attraverso i nuovi busti, Joe Biden sta dando un indirizzo ben preciso. Andiamo avanti con il prossimo cartello. Non poteva mancare tra i ritratti il primo presidente della storia americana, George Washington, poi Lincoln che ha abolito la schiavitù e infine il quadro più grande per Roosevelt, il presidente del New Deal, quello che ha risollevato l'America dalla grande recessione. Anche qui dicevo, Gianni, si vede proprio un indirizzo ben preciso. Lo dicevamo, l'impatto, l'immagine, l'impronta che Biden sta cercando di dare anche attraverso diciamo, aspetti più scenografici, mettiamola così. Non c'è dubbio, è un tentativo di ricostruire una storia, una narrazione, ripeto, che coinvolga
diciamo così, i ceti più oppressi storicamente, i ceti più deboli, ma è anche un messaggio rivolto al mondo rispetto ai popoli, ai nuovi popoli che si affacciano alla storia. A me sembra una narrazione, insomma, mirata con molta precisione a una nuova egemonia anche culturale nel mondo, che fa i conti anche con l'esaurimento di un ciclo di egemonia americana. Vedi, per esempio, ma se pensi alla rimozione delle statue di Colombo, quindi è una storia che si è svolta nel 2020 e che comunque viene da lontano. Su Churchill mi meraviglia di meno. Certo, voglio dire, sicuramente Churchill non era, come si potrei dire, uno statista aperto ai nuovi popoli, diciamo così. Però è anche vero che gli americani avevano già fatto un brutto scherzo a Churchill, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli hanno tolto il comando, diciamo così, della NATO, dello Certo. schieramento militare occidentale. Quindi voglio dire, il rapporto tra l'altro con Churchill e l'Inghilterra, e anzi il Regno Unito, è molto particolare ed è uno degli aspetti più interessanti, vedere come si rapporterà Biden con Boris Johnson, che sembrava l'alleato naturale di Trump, no? Che Assolutamente sì, definito un assolutamente sì. sovranista, la verità è che Boris Johnson poi ha lasciato con la Brexit l'Europa per puntare nuovamente le carte, in particolare le carte della City di Londra, sul vecchio Commonwealth, che è vecchio ma molto nuovo per energie e capacità anche di creare un nuovo mercato per il Regno Unito una volta che ha lasciato quello europeo. Quindi mi sembra che la rimozione di Churchill in qualche modo sia forse la più significativa per alcuni aspetti, forse anche un dispetto ai parenti più stretti, che sono appunto gli inglesi, i sudditi britannici, ma voglio dire, nella storia di scherzi gli americani e gli inglesi ne hanno già fatti molti. Ok, qui è tutta questione appunto di rapporti diplomatici, assolutamente. Allora Gianni, adesso mostriamo altri due cartelli. Buttiamoci al di là della sistemazione della Casa Bianca. Joe Biden, appena seduto alla scrivania dello Studio Ovale, ha firmato almeno 15 ordini esecutivi, tra questi il provvedimento per il rientro degli Stati Uniti nell'accordo sul clima di Parigi. Questo è uno, vediamo anche il prossimo cartello, altro punto fondamentale di quella che è stata la battaglia di Donald Trump. Il Muslim ban abolito, il travel ban nei confronti di alcuni paesi a maggioranza musulmana. Lascio a te commentare i due aspetti. Di accordo sul clima si è parlato moltissimo, c'erano state tantissime polemiche per la presa di posizione di Trump e naturalmente con il secondo cartello ci buttiamo nell'ambito delle politiche di immigrazione, chiaramente. Ma guarda, allora, la sfida sul clima è perfettamente funzionale a quello che io chiamo il processo di transizione all'era cibernetica. Noi, il Covid ne è un acceleratore oggettivo, la pandemia ne è un acceleratore oggettivo, stiamo entrando in un'era in cui il progresso scientifico e tecnologico consentirà una vera e propria rivoluzione nei rapporti umani, che poi sia positiva o negativa, questo dipenderà dalla capacità delle organizzazioni internazionali e degli stati di saperla governare. Ti faccio un esempio. Risulta da fonti ufficiali che la Federal Commission delle Comunicazioni americane ha approvato un grande progetto di mega costellazione satellitare su cui dovrebbe essere impegnato Amazon e su cui Jeff Bezos ha già investito una decina di miliardi di dollari, cioè il commercio elettronico, la riduzione delle distanze attraverso la digitalizzazione del commercio e per alcuni aspetti anche dei rapporti umani in tanti sensi sono uno di questi passaggi. Ripeto, la sfida vera sarà quella di come governare questi processi di transizione, ma ci siamo già dentro e il Covid, come ho detto, è un acceleratore, in qualche modo ha accelerato questo processo di passaggio. Il clima, Assolutamente noi sì. non, diciamo con tutta franchezza, questo l'ha detto anche il Papa, io sono d'accordo con lui, noi ci troveremo secondo le previsioni nel 2050
a una crescita demografica di 9 miliardi di persone sul pianeta Terra, che avranno anche consumi e aspettative crescenti. Questo processo di crescita demografica, soprattutto nei paesi che un tempo venivano definiti del terzo o quarto mondo, va governato. Se i consumi dei paesi del vecchio terzo o quarto mondo, la Cina, ma penso all'India, ma penso a tutta l'Africa, si attestano poi sui livelli di consumo nostro, è chiaro che la situazione del pianeta è insostenibile, assolutamente insostenibile. Certo. E quindi la sfida climatica è una sfida oggettiva. Questo non significa non far raggiungere a questi paesi i livelli di consumo, ma significa modificare i consumi e vincere la sfida energetica. La green economy è una grande sfida su cui l'Unione Europea si è impegnata, su cui forse Trump era molto più recalcitrante, legato a una visione dei rapporti anche internazionali più di riconoscimento reciproco fra gli stati, più westfaliana, una politica, diciamo così, che era cara a Kissinger dei tempi d'oro. Forse, ecco, in questo senso Trump era più vecchio. La sfida di Biden, come la sfida dell'Europa, è forse da questo punto di vista più innovativa. Assolutamente. Qui già, nascono sì. I problemi con la Cina, però mm-hmm. mi fermo. Qui sì. Nascono i problemi con la Cina. Sì. Poi problemi che avremo modo anche di affrontare, perché sono fondamentali. A proposito dell'abolizione del travel ban, cioè del divieto di spostamento, di viaggio per alcuni paesi a maggioranza musulmana, un cenno veloce più che altro politiche di immigrazione e di relazione con altri paesi che credo cambieranno profondamente con l'amministrazione Biden. Poi ci torniamo con un altro punto della nostra grafica. Anche qui sarei molto cauto. Io credo, poi parliamo della Cina, che è il vero vulnus della politica americana, che è vero, è la sfida per il primato. Ma anche sui paesi su musulmani, io credo, insomma, Trump aveva fatto questo patto di Abramo che sembrava stabilizzare la situazione medio orientale. Sicuramente c'era un inasprimento dei rapporti nei confronti dell'Iran e della Turchia, ma per quanto riguarda il patto d'Abramo sembrava stabilizzarsi una situazione medio orientale da sempre molto tumultuosa. Ora sembra che ci siano state delle riprese di ostilità, soprattutto nel nord-est della Siria, ma questo possono essere anche, come ti posso dire, depistaggi un po' anche sceneggiate. La politica non è mai quello che appare, no? È una cosa ben più certo. profonda. Ecco, il rapporto paesi musulmani secondo me sarà ripreso, però può aprire anche una nuova fase di conflittualità. Io voglio ricordare che le primavere arabe, che ebbero comunque il patrocinio, comunque il disco verde da un famoso discorso di Obama all'Università del Cairo del 2010, hanno rappresentato un fattore di grande destabilizzazione nel Mediterraneo, e soprattutto la perdita di una posizione di prestigio dell'Italia, non solo in Libia, ma in tutto il Mediterraneo orientale. Aggiungo, in sostanza, che bisogna essere molto, molto cauti. Io non credo nel giudizio, non credo che sia ripercorribile la vecchia politica delle primavere arabe, ma sicuramente i vecchi rapporti dei democratici che hanno dato il via alle primavere arabe potrebbero essere ripresi. Io credo che Trump puntasse soprattutto su un rapporto diretto con Putin nella stabilizzazione e con Israele, che non è contraddittorio, nella stabilizzazione medio orientale. Non sono solo io che la penso in questa maniera, c'è molta preoccupazione che il patto di Abramo possa saltare anche in alcuni commentatori israeliani di mia conoscenza. Andiamo avanti, tema attualissimo che si collega all'emergenza pandemica, quello legato all'uso delle mascherine. Anche qui, insomma, alcune scelte di Trump nel pieno della pandemia, quando in America comunque i numeri erano già elevati, avevano fatto discutere. Mascherine obbligatorie, è stato firmato l'ordine esecutivo di indossare la mascherina all'interno degli edifici e territori federali. Andiamo avanti anche con il prossimo, poi facciamo un commento veloce su entrambi. Questo è un punto importantissimo, perché Trump aveva ritirato gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, accusata dal presidente di inefficienza e appiattimento sulle posizioni della Cina durante la pandemia.
Biden cosa ha fatto? Ha stabilito il rientro degli Stati Uniti nell'OMS. Gianni, un commento su, vabbè, sull'uso delle mascherine, insomma, possiamo anche Ma mi abbassare. sembra sia una profilassi di buon senso, Esatto, insomma. possiamo anche abbass bypassare abbastanza velocemente. Il tema dell'OMS, questo invece è stato, insomma, importante quando Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti con le polemiche che ci sono state. Ma Trump si era messo in testa di contestare la perdita di peso da parte degli Stati Uniti nei confronti, diciamo così, dei paesi del terzo, quarto mondo, dei paesi, insomma, che nel secondo dopoguerra sono molto cresciuti e oggettivamente appoggiati dalla Cina. Ora, anche qui, il rientro annunciato di Biden sarà un rientro formale o sarà un rientro sostanziale? Perché le organizzazioni internazionali sono sostenute soprattutto finanziariamente dagli Stati Uniti, quindi bisogna poi vedere realmente quanto e come questo rientro porterà in termini anche, voglio dire, finanziari. La Cina ha fatto un grande sforzo sui paesi sulle organizzazioni internazionali, voglio dire, ha fatto un grande sforzo, è stato un tassello importante della sua strategia di investimento nei rapporti internazionali e di competizione globale. Anche qui, cosa significa questo? Un riavvicinamento con la Cina o una sfida e un nuovo terreno di competizione? Perché io non credo che il rapporto con la Cina cambierà così radicalmente come molti commentatori, un po' banalmente, consentimi, vanno dicendo negli ultimi giorni anche sui nostri giornali e sulle nostre. Cioè, io credo che la politica di confronto anche nelle organizzazioni internazionali di Trump con la Cina rimarrà, non dico immutata, ma insomma non potrà subire quelle modificazioni perché sono due competitor reali. Qui vorrei poi aggiungere una cosa, se me lo consenti. Vai Gianni, sì. Aggiungo questo, voglio dire, la sfida di Biden alla Cina, appoggiata dalle grandi big tech che hanno delocalizzato industrialmente a Cina, si intreccia anche, questo è un dato interessante su cui gli osservatori dovrebbero porre molta attenzione, con lo scontro in atto in Cina dentro il Partito Comunista Cinese e tra il Partito Comunista e gli oligarchi. Non è la stessa cosa della Russia alla fine del secolo scorso, gli oligarchi, Yeltsin, Putin, eccetera. È una cosa che si presenta in termini diversi, si intreccia con la questione di Hong Kong, ma è una sfida, come dire, a cui la Cina deve far fronte. A cui non so se basterà la cultura di, come dice Xi Jinping, di 5.000 anni di storia, perché la crescita della ricchezza in Cina, la crescita industriale, il fatto che di fatto si pone in prospettiva come la prima potenza economica mondiale, crea problemi di ricchezza e di confronto assolutamente nuovi. Ecco allora che la sfida di Biden potrebbe interferire nei rapporti anche tra oligarchi e Partito Comunista Cinese. Tanto è vero che Xi Jinping a Davos ha mandato un segnale molto forte, ha detto attenzione, noi siamo una grande potenza economica e militare, vogliamo rispetto, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, eccetera. Adesso andiamo a vedere le ultime due grafiche. Partiamo da questa. Guardate, è stato firmato lo stop alla realizzazione del muro antimigranti al confine con il Messico, dichiarando così la cessazione immediata della dichiarazione di emergenza nazionale che era stata usata per finanziare il muro. Possiamo vedere anche l'ultimo cartello perché chiudiamo in modo circolare fondamentalmente dall'emergenza pandemica e con l'emergenza pandemica con la quale in ogni caso siamo partiti per fare il punto della situazione. È stato creato il ruolo del coordinatore della risposta al Covid che organizzerà la produzione e la distribuzione dei vaccini. Allora, Gianni, un ultimo commento su questi due punti. Beh, muro al confine con il Messico, anche questo, insomma, durante l'amministrazione Trump, discussioni su discussioni. Ma fa parte della narrazione che i democratici e Biden avviano, hanno intenzione di avviare, c'è cioè una narrazione aperta che cerca di coinvolgere i nuovi popoli, che cerca di riaffermare, se mi consente, anche un nuovo tipo di egemonia sui popoli latinoamericani. In qualche modo accetta la sfida dell'innovazione anche nei rapporti, cioè punta più sull'egemonia culturale che sui confini, sui muri, insomma, no? Questo mi sembra abbastanza. Poi
Certo, dipende anche da valutazioni diverse sul mercato del lavoro americano. Trump diceva di voler difendere i redditi dei lavoratori americani. Biden accetta la sfida del libero mercato. Da questo punto di vista mi sembra proprio due visioni completamente diverse. Certo. Quella di Biden però giustamente deve essere affiancata da una narrazione forte, alla Green Book, tanto per fare il nome di un bellissimo film dell'anno scorso. Sì. Per quanto riguarda invece il Covid, io dico solo una cosa. Si parla tanto in Italia di sistema sanitario, eccetera. Il sistema sanitario americano, che ha le sue pecche enormi, però insomma, poi quando si mette in moto funziona. E funziona con grande efficienza. Se sono veri i dati sui vaccinati negli Stati Uniti d'America, bisogna dire che quando questa macchina americana, pragmatica, si mette in moto, francamente non ce n'è nel confronto per nessuno. Peraltro, e chiudiamo con questo, si sta andando verso un rafforzamento dell'Obamacare. Quindi Biden intenderà appunto riaprire i termini nei prossimi mesi per poter chiedere la copertura sanitaria. Quindi in questo modo l'obiettivo è quello di rendere più agevole l'accesso sia all'Obamacare che al Medicaid, del servizio sanitario, per le persone più indigenti. Grazie Gianni Bonini, torneremo magari per affrontare da adesso in avanti quelli che saranno i punti prioritari dell'agenda di Joe Dalle prove ai Biden. fatti. Perché, esatto, dalle prove ai fatti, perché noi ci siamo chiesti in apertura di questa puntata se questa figura, che è assolutamente in contrapposizione con quella precedente, cioè Trump, darà un nuovo volto all'America. Possiamo parlarne quanto vogliamo, ma poi i fatti saranno fondamentali. Quindi ti aspetto ancora sulle fonti TV, ti ringrazio per questo primo collegamento. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguiti con questa puntata delle fonti Pocket News e buon proseguimento sulla nostra emittente.